Sale a 2 milioni di euro la richiesta di risarcimento danni presentata dai familiari di Guerina Piscaglia alla Chiesa. Dopo quella delle sorelle e delle nipoti, arriva adesso anche quella del figlio e del marito. Perché riteniamo che c'è stata un'omessa a vigilanza e di conseguenza il danno che è stato determinato ai miei assistiti a seguito della scomparsa e della morte di Guerina Piscaglia dovrà essere appunto risarcito questo danno. Cratianna Labia, all'epoca dei fatti viceparroco, nel 2019 è stato condannato in via definitiva a 25 anni di reclusione per l'omicidio e l'occultamento del cadavere della donna, scomparsa da Caraffello il 1 maggio 2014. Il nuovo atto di citazione, depositato al Tribunale di Arezzo speculare al precedente, è indirizzato alla diocesi di Arezzo Cortone San Sepolcro e ai canonici regolari premostratensi, ordine religioso del Congolese per responsabilità civili. Più persone avevano indicato alla diocesi direttamente e indirettamente questa situazione, non c'è stato nessun tipo di intervento, ma a prescindere da questa circostanza, nel momento in cui la diocesi invia dei soggetti a svolgere la funzione liturgica, hanno un dovere di vigilanza. L'udienza di fronte al Tribunale di Arezzo è stata fissata per il prossimo 26 settembre. Chiaro che questa è una causa difficile e complessa quanto il processo penale, però è un tentativo che deve essere fatto proprio perché i miei assistiti a seguito di questo omicidio hanno subito un danno importante. All'interno della famiglia non c'è più Guerina Piscaglia, quindi non c'è più una moglie, non c'è soprattutto più una mamma. Gratiana Labì è attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia, dal quale continua a dichiararsi innocente, mentre del corpo della donna, dopo anni di indagini, processi e battute di ricerca, ancora nessuna traccia.